Bellissimo vedere tante presenze senza mascherina, tante presenze in piazza e poi devo dire che San Tommaso ha sempre regalato tante gioie e una grande partecipazione. Noi abbiamo bisogno di riprenderci le nostre vite, le nostre abitudini e anche i nostri rapporti sociali. Col divenire dell'estate ci saranno molte di queste, diciamo, sterrate da Avellino città. Finalmente oserei dire, anche l'amministrazione ovviamente sta programmando una serie di manifestazioni, ma direi che la cosa più bella e più importante è che mi sembra che la gente si stia lasciando alle spalle piano piano questi due anni di grande sacrificio, due anni terribili, e ci stiamo riappropriando anche delle nostre abitudini. Il sindaco Feso non ha fatto il ballo perché ha detto non voleva ballare, però si è cimentato volentieri in questa serata, ha regalato sorrisi. Sì, ritengo che ci sia anche bisogno di tornare a pensare positivo, di guardare con ottimismo al futuro e anche di regalarci ogni tanto qualche sorriso e qualche strada piacevole. Per quanto concerne lo sport ad Avellino, c'è la Delfest, c'è il calcio Avellino e anche il centro Flipper fra poco, quindi sarà usufruibile. Assolutamente sì, stiamo lavorando, abbiamo impegnato altri 50.000 euro, insomma per noi un bel sacrificio per rimettere a posto la struttura, quindi speriamo al più presto di poterla inaugurare ufficialmente. Quindi le periferie saranno protagoniste ad Avellino? Noi abbiamo nella nostra programmazione anche il rifacimento dello stadio di Borgo Ferrovia, parteciperemo al bando periferie per riqualificare lo stadio Roca, abbiamo il finanziamento per una tenda struttura PKL, insomma abbiamo anche immaginato di poter ubicare tante strutture sportive in periferia proprio per socializzare e anche per riportare vita in questi luoghi.